Le vie e le piazze del centro storico di San Miniato si sono animate per rendere omaggio al tartufo bianco, magica eccellenza di questa terra, diventando per tre fine settimana di novembre il più grande laboratorio del gusto a cielo aperto d'Italia, dove buongustai e visitatori si incontrano per apprezzare le eccellenze dell'enogastronomia. Questa 43esima edizione, organizzata dalla Fondazione San Miniato Promozione, è stata inaugurata sabato 9 novembre alla presenza del sindaco Vittorio Gabbanini, del presidente della provincia e di personalità civili e religiose, ed ha registrato inoltre la presenza di un illustre ospite, il console generale del Kuwait in Italia, Abdul Nasser, nel segno dell'amicizia e di una crescente apertura verso i mercati esteri. Il console è stato ricevuto nel Palazzo Comunale e dopo le presentazioni e la visita ci ha concesso una breve intervista. È una collaborazione importante, due paesi ricchi diversamente che si uniscono, come nasce e cosa può portare? Questi rapporti sono venuti grazie alla collaborazione nostra tra noi e l'associazione e anche tutta la zona del nord Italia che è la nostra zona della circoscrizione, ma comunque i rapporti sono molto antichi, i rapporti di collaborazione e di amicizia tra Italia e Kuwait, e noi adesso stiamo cercando di sviluppare questi rapporti non solo sul livello culturale ma anche quello economico, e speriamo di cominciare proprio da qui, da San Miniato, di iniziare questa iniziativa di collaborazione futura per i beni, per i due popoli insieme. Cosa ha colpito in questo territorio? La haqiqa ana aajibni yani qadamha rasukh kanha lama yaqul lak al jibar rasikhat yani mithl il consiglio dice che ci sono due cose che l'hanno colpite. Prima di tutto la gente, che è molto accogliente, e questa è una cosa importante. E la seconda cosa, la bellezza di questa città, che ogni angolo parla di storia, parla di una cosa importante. Allora questa città ha i due lati più importanti, la storia e l'essere umano. Ecco quello che ci ha toccato di più. Successivamente, alla presenza del presidente dell'associazione Italia Kuwait, Pier Andrea Vanni, è stata inaugurata una mostra fotografica denominata Dalla vela al petrolio, che ripercorre in 80 immagini la storia e l'evoluzione del paese. Nell'occasione c'è stato il rituale scambio di doni tra l'illustre ospite e il sindaco di San Miniato. Nel Palazzo Comunale poi sono state inaugurate ben due mostre, una di oggetti di arredo realizzati con materiali interamente riciclabili da aziende del territorio e l'altra di oggetti di antiquariato in pelle e cuoio. Innanzitutto non ci dobbiamo dimenticare del re della tavola, il tartufo, che fa traino a questa 43esima mostra nazionale del tartufo bianco, a tutta una serie di mostre e iniziative, e fra le quali queste qui in Palazzo Comunale, che rendono omaggio davvero all'ingegno, alla professionalità, alla ricerca, all'eccellenza che le nostre aziende. Giù abbiamo una bellissima mostra di arredo in cartone riciclato che è davvero, va visitata, è bellissima, e dobbiamo rendere omaggio e grazie a chi ce l'ha prestata per farla vedere a tutti, allo scatolificio Saico, che è una delle eccellenze del nostro territorio, alla Tony Lab e allo Studio 44 che ci hanno fornito questi meravigliosi oggetti. Qui abbiamo invece una mostra dedicata a oggetti che sono stupendi, di antiquariato, di cuoio, di pelle, che sono datati e che fanno vedere come il cuoio e la pelle da sempre sono usati. Mentre si sale le scale si vede questa gigantesca borsa in pelle, quindi è qualcosa di veramente eccezionale. Tutto questo vorrei sottolineare a costo zero per l'amministrazione comunale, perché è stata sponsorizzata da un'azienda che è sul nostro territorio, che fa un fatturato considerevole e energetico. Quindi grazie a tutti, quando c'è questa sinergia, quando ci sono tutte queste aziende che si mettono a disposizione per fare in qualche modo del bene comune, del bene per tutti. La giornata di sabato è trascorsa all'insegna del bel tempo e gli stand si sono rapidamente riempiti di gente alla ricerca di specialità a base di tartufo, ma anche di oggetti simpatici e originali per la casa.
Questa è una simpatica soluzione per tenere accanto al piatto il proprio tartufo e coprendolo con il coperchino, non secca diciamo e non si sciupa, quindi per conservarlo anche per poco tempo diciamo sulla tavola. Se il tartufo è la principale attrazione della mostra, non di meno il territorio, che si può ben considerare come l'Eden dei buongustai, esprime altre eccellenze, come per esempio l'olio e il vino. Anche grazie ad una politica attenta di salvaguardia e di valorizzazione del prodotto da parte delle associazioni dei produttori. Sì, esattamente. I vini di San Miniato esprimono con una personalità molto forte quelle che sono le caratteristiche del nostro terroir, quindi suoli molto antichi, principalmente argillosi, capaci di dare dei vini particolari, corposi, complessi, minerali, che ovviamente andrebbero degustati insieme a piatti legati al tartufo. Quindi un'occasione del genere è perfetta per far conoscere alle persone le eccellenze del territorio di San Miniato. Non solo prelibatezze enogastronomiche alla 43esima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. La città e le istituzioni infatti hanno voluto rendere omaggio nel 400esimo anniversario della morte ad un illustre concittadino che da secoli porta nel mondo il nome di questa terra, Ludovico Cardi, detto il Cigoli, di cui si possono ammirare alcune opere qui riunite per l'occasione, tra cui il famosissimo autoritratto conservato nella Galleria degli Uffizi. L'omaggio al Cigoli è realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nella propria storica sede di Palazzo Grifoni. La Fondazione si è attivata, assieme ad altre istituzioni, in una operosa convergenza di armonie, con lo scopo di esaltare tutte le potenzialità del territorio. Quando su un territorio, in un'Italia così litigiosa, dove siamo divisi su tutto, abbiamo una contingenza storica sul nostro territorio, dove l'amministrazione locale, la diocesi, la banca, la fondazione bancaria, non ci dimentichiamo che noi siamo una delle pochissime fondazioni bancarie che ancora hanno il pacchetto di maggioranza della banca. Tutte queste enti che insistono su un territorio e che vanno d'accordo per un unico obiettivo, il rilancio economico della nostra zona. Rilancio economico della nostra zona che è anche rilancio culturale. E rilancio culturale, io non sono d'accordo con quello che ha detto un ministro tanti anni fa, che l'arte e la cultura non porta denaro. No, la nostra Italia deve, con l'arte e la cultura, accompagnare la ripresa e quindi il rilancio economico della nostra Italia. Domenica 10 novembre, pur molestata dalla pioggia, ha visto comunque, specialmente nel pomeriggio, un grande numero di visitatori ed un autentico bagno di folla per Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Il regista e il presentatore toscani, infatti, hanno ricevuto il premio intitolato al loro amico Ugo Matteoli, collaboratore della Vega Star, scomparso lo scorso anno. Eccoli al microfono a rispondere con arguzia e simpatia alle domande dei cronisti. In primis un amico, una persona cara, simpatica, che faceva parte di una compagnia del buon umore, e poi un agente teatrale tra le cose che faceva, e per cui siamo a sottolineare la nostra amicizia e anche un omaggio a lui come professionista, che è una figura sempre. Gli agenti teatrali, specialmente di zona, sono quelli con il coltello tra denti, sono quelli che poi determinano in realtà anche, e come ho scritto oggi su Facebook, sono quelli da titoli di coda spesso e volentieri, ma che i titoli di coda di tanti professionisti fanno il successo di una trasmissione, il successo di uno spettacolo teatrale, il successo di un film, per cui siamo anche a raccontare quello. In un posto che ci ha visto bambini, lui aveva tutti i capelli, io avevo la barba meno bianca, Panariello aveva già 40 anni perché ce n'ha 75, ecco, ora, diciamolo. In un posto che, aspetta, devo finire, che tu fai quell'altra domanda? Non siamo in diretta, non c'è mai la pubblicità, poi te lo sai, no?
in un posto che ci ha visto tanto protagonisti proprio perché Ugo Matteoli era molto presente sul territorio. Ora poi fa quell'altra domanda. Ora faccio un'altra domanda a Carlo, perché è stato un po' quello che ha scoperto i Fratelli d'Italia. Eh sì, Ugo era, prima di tutto aggiungo a quello che ha detto Leonardo, anche una persona vera, molto schietta, molto diretta. Quando uno spettacolo non era un granché, era quello che, anche se il pubblico ci voleva bene, lui poi storceva la bocca e ci faceva capire che c'era ancora qualcosa da migliorare. E poi era una persona genuina, vera, che ci voleva un gran bene, e noi gli abbiamo sempre voluto un gran bene, gli vogliamo ancora un gran bene. Solo un anno fa abbiamo fatto una cena più o meno in questo periodo a sorpresa, così, e non pensavamo mai che sarebbe stata poi l'ultima con il grande Ugo. Però è proprio bello ricordarlo ancora, ringraziarlo ancora per quello che ci ha fatto, per i chilometri che ci ha fatto fare, per le piazze che ci ha fatto incontrare, per le sagre che ci ha fatto conoscere e per le buone mangiate che ci ha fatto fare, perché alla fine ci portava sempre in meravigliosi posti dove abbiamo sempre ben mangiato e bevuto. Insomma, una persona vera, una persona schietta. Madrina della manifestazione, la bellissima samminiatese Veronica Maffei.